Erano in tanti ieri allo stadio di Chiavenna per la beatificazione di Suor Laura Mainetti. Oltre 2.500 fedeli arrivati in modo ordinato, molti in pullman con comitive organizzate. Nonostante la diretta TV, tante persone hanno voluto partecipare personalmente alla cerimonia. Suor Laura morì perdonando chi la uccideva. Un fatto così cruento, visto anche la giovanissima età delle carnefici, da essere entrato con forza nella storia personale di tutti noi. Il martirio di Suor Laura ci induce, come ha ricordato ieri il pontefice durante l'Angelus, a ripensare alla nostra vita, facendo ogni piccola cosa con fede, amore ed entusiasmo. Una testimonianza di amore che ha lasciato il segno. Siamo pronte, l'abbiamo attesa da tanto, sì, e ringraziamo il Signore, viviamo nella lode, nel ringraziamento, tutto qui, sì. Che idea ha della figura di Suor Maria Laura? Io l'ho conosciuta, ho vissuto con lei 5 anni, ho insegnato nella stessa scuola, che ho l'idea, cioè io ricordo di lei questo suo desiderio di intessere delle relazioni, questa sua disponibilità a tutti, soprattutto ai bambini, alle famiglie anche. Avevamo una zia che faceva parte dello stesso ordine e quindi diciamo che conosciamo bene la storia e quindi ci siamo sentiti anche un attimino un po' più coinvolti e desiderosi di partecipare. Quello che mi colpisce di lei è questo sguardo, verso gli altri, tanto da chiamare le persone il suo Gesù. Ecco, questo sguardo a me colpisce sempre in un modo semplice, perché tante volte io penso: come faccio a vedere l'altro il mio Gesù? Mi sforzo, le meningi, come farò? Suor Maria Laura ci testimonia che davvero accogliere tutti in un modo semplice, per vedere nell'altro davvero il prossimo da amare, da accogliere, e al contempo è il Gesù che ama lei. Dopo la proclamazione, un grande applauso si è levato dai fedeli partecipanti alla messa, tutti ben distanziati per le norme anti-Covid, con mascherine e anche con i cappellini bianchi e gialli, i colori della Santa Sede. Sia un segno molto importante per i giovani, quello che ha fatto questa suora, ovvero sacrificarsi per una ragazza. Un esempio di sottomissione, di carità, di rendevolezza, cioè proprio martire, morta per i valori in cui credeva e non si è assolutamente ribellata, cioè proprio un esempio grandissimo per noi. Grazie alla nostra catechista che abbiamo fatto un lavoro su di lei, ne abbiamo parlato molto, abbiamo potuto conoscere la sua bellissima storia. Una giornata particolare quella che abbiamo vissuto ieri allo stadio di Chiavenna, toccante per i fedeli, ma anche per i non credenti, indotti a riflettere e meditare. Io sento un qualcosa di. Perché avere un santo e poi adesso la beata, non dobbiamo chiedere più niente. E per Suor Laura sono arrivati veramente da tutto il mondo. Buenas tardes. Hoy celebramos un acontecimiento que emociona, pero que al mismo tiempo da vida y da esperanza. Y es el acontecimiento de que una mujer, hija de la cruz, hermana mía también, porque soy hija de la cruz, es capaz de dar su vida perdonando. Y esta fue la mujer llamada María Laura. Hoy queremos ver un poquito de vida abajo, aunque ella desde el cielo seguro que nos acompaña.